Ma direi essenzialmente questo. Naturalmente l'agenda del Consiglio europeo era più vasta, si è parlato del Covid, si è parlato dell'atteggiamento dell'Unione europea nei confronti dell'Ucraina, si sono confermate alcune decisioni prese in sede NATO, in sede G7, ma direi gran parte della discussione è stato sull'aspetto dell'energia elettrica, dove ci sono stati effettivamente dei passi avanti. Direi passi avanti sulla strada verso verso decisioni da prendere insieme in un momento molto difficile. Direi questo è un po' il succo.